ne approfitto solo per completare, oltre a essere responsabile da parte, diciamo, della rendicontazione, e poi ne parliamo un attimo, e mi è stato dato anche l'incarico di CSR Manager per la divisione Private, quindi coniugo i due aspetti che secondo me sono fondamentali, e questo è già un passo, credo, in avanti per la governance, perché trovare praticamente una persona che fa coincidere i due elementi può essere un elemento prezioso per evitare magari quelli che sono i silos interni che esistono nelle aziende. Questo mi permette, appunto, di avendo la deformazione professionale di aver fatto e redatto per tanti anni i classici bilanci, ma vengo da un'esperienza anglosassone in gruppo Citibank, è quello di cercare di dalla rendicontazione e quindi dalle conclusioni, perché siamo a valle dei processi aziendali, quelli di guidare anche gli aspetti strategici, perché dalla rendicontazione ci rendiamo conto se arriviamo o non arriviamo a determinati obiettivi che ci siamo posti. Dici, siete partiti al contrario? Potrebbe essere la domanda che mi fate. Io penso di no, perché la rendicontazione ci permette, una volta di aver messo in ordine gli aspetti utili, chiari, essenziali e importanti per gli stakeholder, di aver al contrario indicato quali sono gli obiettivi che si pone e si deve porre, visto che dobbiamo rendicontarli, il consiglio d'amministrazione, per mettere in atto tutte quelle pratiche attività che devono permettere di poi di seguire quelli che sono gli aspetti fondamentali.